Benvenuti a tavola, è un programma presentato da Clinica Favero a Belluno. Buon martedì, benvenuti a tavola, ben ritrovato a Florindo. Benvenuto a questo giovane che è il protagonista appunto di questa settimana della striscia quotidiana dedicata alla cucina in onda su Tele Belluno. Allora, oggi che cosa prepariamo? Oggi, siccome passate le feste, sicuramente avete avanzato delle lenticchie, sì. Facciamo una crespellina veloce con delle lenticchie e un erbolinato che potete tranquillamente sostituire o a un camolino o a un gorgonzola, un altro formaggio insomma che abbia un gusto bello deciso. Tra l'altro ci sono aziende agricole del territorio che stanno facendo dei formaggi e alcune di loro degli erborinati davvero buoni. Invece potremmo passare il messaggio di continuare ad aiutare determinate popolazioni del nostro paese, per esempio acquistando le lenticchie, tutta quindi la zona di Norcia e altre città che sono state fortemente colpite dal terremoto nei mesi passati. Quindi un chilometro che va oltre il chilometro zero, ma che ha un fine, no? Solidale. Ingredienti. Allora, delle lenticchie, dopo io ho già frullato delle lenticchie da far la crema, okay. Un erborinato, porro, burro, grana e la crespella. Allora cominciamo subito. Per prima cosa prendiamo le lenticchie che sì, per fare più veloce le ho già frullate per tenere okay. Insieme il composto per non andare a intaccare i gusti, insomma lasciarli più naturali possibili. Ok, quindi le cuociamo naturalmente. Sì, come siete abituati, come siamo abituati normalmente. Perfetto, e frulliamo, va bene. Poi. Aggiungiamo un po' di lenticchie, sì. Sempre per il ripieno. Ok. Un po' di preparato. Ok. Di grana. Un po' di sale. Facciamo tipo un fagottino. Il porro come l'hai fatto? Ma sempre un attimo sbollentato e dopo raffreddato in acqua e ghiaccio. Semplice. In acqua e ghiaccio, va sì, bene. Sì, serve per tenere chiusa la nostra crespellina, per fargli un po' di decorazione, un po' di colore. Ok. Infatti facciamo così. Mettiamo una nocciolina di burro, un po' di grana. E inforniamo tutto. Aspetta, dove vai? Per quanto? Ah. A quanti gradi? Che noi a casa non sappiamo fare niente. Inforniamo più o meno a 180 gradi per 10-15 minuti finché non si è gratinato il tutto. Ok, adesso ci siamo, puoi andare. Ho un gran male a un dente, grazie per avermi inserito subito nella lista degli appuntamenti. Guardi, è un chiaro caso di pulpite. E per farle passare questo male che ha, bisogna semplicemente devitalizzare il dente. Quindi si può risolvere immediatamente? Certamente, nessun problema. Piatto è pronto, ti lascio andare a prenderlo in forno. Ecco, prendete il formaggio, l'erborinato di prima. Ok. L'ho scaldato un attimo a microonde, giusto perché sia un attimo un po' più morbido, lavorabile. Ok. E fate una piccola decorazione, vedete voi, insomma, tanto per abbellire un po' il piatto, un po' di grana. E adagiamo le nostre crespelline. Che profumino! Cose di pepe, tanto per dargli un po' di questo è un piatto veloce, ma sembra davvero gustoso. Allora, ti lascio mettere via. Vieni qui con me. Grazie Florindo anche per questa bellissima e semplice ricetta. Oggi, tra l'altro, di recupero. Noi ci vediamo domani. Benvenuti a tavola. Sempre che l'influenza proprio non ci stronchi definitivamente.